Restaurare una muratura storica non significa solamente ridarle un aspetto gradevole e comprensibile, ma soprattutto migliorarne la resistenza, eventualmente diminuita nel corso del tempo per la disgregazione di alcuni suoi componenti. A Petriolo le mura antiche sono state costruite con la tipica struttura a sacco, ossia con due paramenti in pietra tenuti insieme da un nucleo centrale di malta di calce. In un apparato come questo, il problema maggiore può riscontrarsi proprio nella malta, che può essere stata fortemente guastata sia dal normale decadimento chimico-fisico dovuto al tempo, sia dalla vegetazione, o più probabilmente, dalla concomitanza di questi e altri fattori aggressivi, tra cui l'acqua. Ma andiamo a vedere come sono stati attuati gli interventi volti a ristabilire una buona collaborazione tra tutti i costituenti delle murature del complesso, la maggior parte delle quali sono ora tornate in efficienza. Le alte mura quattrocentesche di Bagno di Petriolo si trovavano in un buono stato di conservazione, perché la malta impiegata per la loro realizzazione era di ottima qualità. Tuttavia, in diverse porzioni, esse avevano parzialmente perso le loro caratteristiche meccaniche. Per ripristinarle, si è provveduto a due diversi tipi di interventi consolidanti, uno diffuso e uno puntuale. Il primo consiste nell'iniezione di una nuova malta, piuttosto fluida e del tutto simile a quella antica, affinché gli spazi lasciati liberi dalla disgregazione di quella originaria vengano nuovamente riempiti, riabilitando così sia l'effetto adesivo tra le pietre, sia la resistenza generale della muratura. Le iniezioni consolidanti si attuano praticando dei fori nel muro inclinati verso il basso, realizzati a intervalli regolari e ravvicinati, immettendovi subito dopo un getto d'acqua che ha la duplice funzione di pulire l'interno dai residui e di favorire la presa della nuova malta. Questa viene quindi inoculata a bassa pressione, iniziando dalla parte basamentale e man mano salendo di livello, fino a quando non viene rifiutata dall'apparato murario e quindi ne fuoriesce. Nel caso di Petriolo, il processo è stato compiuto su entrambe le facce del muro, visto il suo notevole spessore. Il secondo intervento, invece, consiste nell'inserimento di diatoni metallici elicoidali. La loro funzione principale è quella di collegare e rendere solidali i paramenti della muratura a sacco. Inglobati all'interno di un getto di malta secondo un processo simile a quello delle iniezioni, ne aumenteranno anche la resistenza meccanica. Essendo stato un cantiere storicamente piuttosto raffinato, è da rilevare come già in fase di costruzione fossero stati impiegati dei presidi che rinforzassero la muratura, tra questi diversi diatoni lignei e dei radiciamenti, anch'essi di legno. I radiciamenti sono delle travi posizionate all'interno delle pareti in senso longitudinale, che consentono di connettere al meglio i vari tratti di mura, rendendoli così più solidi e resistenti, soprattutto visto il grande dislivello che li caratterizza. Sia i diatoni che i radiciamenti antichi presenti a Petriolo sono stati consolidati e, nel caso in cui fossero stati troppo ammalorati, sostituiti con nuovi inserti in legno di castagno. Una volta terminati tutti questi interventi strutturali, si è proceduto alla ricomposizione del palinsesto murario, attraverso il riposizionamento dei conci distaccati. Da ultimo si è provveduto alla stilatura dei giunti, in maniera tale da ricostituire l'immagine del complesso, ma anche di proteggere le murature dallo svilupparsi di nuovi degradi e dissesti. Visto l'intero processo di restauro delle mura della cinta fortificata di Bagni di Petriolo, non resta che comprendere come si possa valutare, da un punto di vista quantitativo, l'efficacia di questi interventi. Nella prossima puntata assisteremo quindi alle prove strumentali compiute sulle murature, prima e dopo le operazioni di consolidamento.